Ciao a tutti, oggi facciamo una ricetta di carnevale. Prepareremo il sanguinaccio di cioccolata. Per fare la nostra ricetta ci occorreranno 500 g di zucchero, 500 ml di latte fresco, preferibilmente intero, 2 cucchiai radi di farina, 100 g di cacao amaro, 25 g di burro, della cannella QB e circa 50-60 g di cioccolato fondente fatto a pezzettini. Poi a piacere si può anche aggiungere del cedro e una bustina di vaniglina. Io non la metterò perché non li preferisco. Adesso andiamo a cominciare. Allora, per prima cosa cominciamo ad assemblare le polveri. In una pentola d'acciaio dal fondo spesso, cominciamo a mettere lo zucchero, il cacao e cominciamo a girare una frusta. Rompiamo bene tutti i pezzettini di cacao. Ecco perché usiamo una frusta. Poi andiamo ad incorporare i 2 cucchiai di farina. Mettiamo anche la cannella. E poi cominciamo a versare il latte freddo a filo. Facciamo in modo da amalgamarlo piano piano, sempre per evitare che si formino i grumi. Ecco l'aspetto che deve avere il nostro composto, abbastanza liquido. Adesso questo composto lo andremo a mettere sul fuoco a fiamma bassa e quando prenderà il bollore dovrà cuocere per 10 minuti o comunque fino a quando non avrà raggiunto la consistenza giusta, sempre continuando a girare. Per quanto riguarda il burro, lo lasciamo qui, lo metteremo dopo, alla fine, quando spegneremo il fuoco, lo incorporeremo nel composto caldo per renderlo più lucido, mentre quando il nostro sanguinaccio sarà totalmente raffreddato, andremo ad aggiungere i pezzettini di cioccolato. Per chi volesse aggiungere la bustina di vanillina e il cedro, allora la vanillina andrà messa adesso prima di metterla sul fuoco, mentre il cedro si potrà incorporare quando sarà freddo insieme al cioccolato. Quindi adesso ci trasferiamo sul fuoco. Allora, abbiamo trasferito la nostra pentola sul fuoco e cominciamo a girare. Un piccolo consiglio, siccome la frusta non va bene bene sul fondo della pentola, per evitare che si possa attaccare qualcosa e possa bruciare, con un cucchiaio andiamo a fare questo. Ecco, lungo i bordi. Sul fondo della pentola facciamo una bella girata, diamo una bella girata con il cucchiaio, così siamo sicuri che non ci siano sedimenti di cacao o di farina che possano poi compromettere la riuscita del nostro sanguinaccio. Ecco, questo possiamo farlo all'inizio e poi se abbiamo la sensazione che ci sia qualcosa che si stia attaccando, possiamo anche fare un'altra giratina, dare un'altra giratina
mentre continuiamo a cuocerlo. Quindi adesso siamo qui e con pazienza, sempre girando, portiamo ad ebollizione il composto. Una volta che cominciano a formarsi le prime bolle, quindi comincia l'ebollizione, contiamo 10 minuti e sempre girando lo facciamo cuocere. Se poi vediamo che il nostro sanguinaccio per i nostri gusti è ancora troppo liquido, proseguiamo la cottura ancora per qualche altro minuto. Teniamo conto però che quando poi si raffredderà la consistenza cambierà, quindi non lo teniamo troppo denso già da caldo, perché altrimenti quando poi andrà a raffreddarsi sarà ancora più denso. Ecco il nostro composto che comincia a fare le prime bollicine. Tra un poco potremo cominciare a contare i 10-12 minuti di cottura vera e propria. Abbiamo continuato sempre a mescolare con la frusta. Allora, ecco. Il nostro sanguinaccio di cioccolata ha cotto quasi 14 minuti. Adesso incorporiamo i 25 grammi di burro che si scioglieranno in pochissimo tempo nel composto bollente. Il burro serve oltre a dare sapore, serve anche a dare la lucidità al sanguinaccio. Ecco. Appena il burro si sarà sciolto, trasferiremo tutto il composto in una ciotola di vetro e coperta con pellicola in modo da farlo raffreddare più velocemente. Una volta freddo, andremo a incorporare, i pezzetti di cioccolato, le gocce di cioccolato, dipende da quello che preferite, e, anche se volete il cedro, la frutta candita. Vedete? Il burro è tutto sciolto. Andiamo a trasferire il composto. Allora, il nostro sanguinaccio di cioccolato si è raffreddato. Adesso possiamo aggiungere i pezzetti di cioccolata oppure le gocce di cioccolato, quello che preferite. Il cedro se lo volete mettere, mischiamo bene tutto con l'aiuto di una spatola. Ecco, vedete come già è diventato più denso? Dopodiché copriamo la ciotola di nuovo con la pellicola, riponiamo in frigorifero e buon appetito!